troppo prevedibile il passaggio per Ghirardello. Allora il contropiede adesso è della Breganze con il Ghirardello. Buona qua combinazione del Breganze, Gallifa Agostini con il Breganze che passa in vantaggio all'undicesimo minuto del Breganze. Pietro Agostini, quinto gol in campionato, splendida azione tra i due, occhio dall'altra parte, la pareggia immediatamente Jordi Mendez. Non trova però la porta il Luzic, c'è Torner dall'altra parte, arriva Cinquini centrale, poi Torner sull'assist di Elia Cinquini. Allora qua il Luzzi recupera pallina, poi salta il recupero di Battaglini, pesca ancora Mendez in area e Jordi gol, fa 3-1. È un 3 contro 2 il Luzzi per Mendez che cerca Cinquini, chiuso, poi arrivano in 3, volano le sciabole nell'area rossonera, esce vincitore Jordi Mendez per un attimo e poi c'è il tocco di Della Valle. Parte il Luzzi contro Zanfi, palla che si infila sotto la traversa e gol del 4-1. Una partita maschia, una partita così tesa, eppure 8 falli già per il Lodi. Qua arriva l'ennesimo fischio di Rondina, presenta stavolta Paul Gallifa contro Vale Grimalt, il miglior marcatore stagionale del Breganze. La sua conclusione che batte Grimaldi, fingere ancora per mettere in ghiaccio questi tre punti. Torner cerca Checco Compagno, chiuso da Pippo Compagno, poi Mendez recupera una buona pallina, fa Checco Compagno, serve Compagno che va a realizzare il gol del 5-2, il favore a Mendez. Breganze che prova ad attaccare dall'altra parte, Grimald chiude facile sulla palla dentro di Gallifa, Mendez li salta tutti e golasso di Jordi Mendez al 19esimo, davvero scatenato, impressionante media gol e ne ha messi già 3, siamo già a 39. Qua Compagno, Zanfi respinge, adesso Breganze perde un'altra pallina e Jordi gol, castiga ancora e sono 4 7-2 Lodi nello spazio di 20 secondi. Squadra. E così si sta verificando. Qua dal Santo regala palla a Mendez che va da solo contro Zanfi. L'alza Mendez e Jordi gol fa pokerissimo con l'aiuto. Gallifa punta a Grimald che si allarga, si distende, chiude lo specchio della porta. Qua chiuso dal Santo, Agostini è solissimo. Dal Santo serve Agostini e trovano il gol dell'8-3, bel lavoro di Stefano Dal Santo. Dal Santo a largo da Pippo Compagno, ancora per Dal Santo, Compagno dentro sul secondo palo per Dalla Valle che trova il gol dell'8-4, compresa la Coppa Italia qua al palazzetto. Insomma, vederlo e sentirlo così vuoto non è la stessa cosa. E nel frattempo il Lodi trova il gol del 9-4 con Eric Torner che fa parte Greco contro Zanfi, le finte di Greco e poi la palla che finisce fuori. Adesso Mendez lanciato praticamente da Grimalt, è solo Mendez, l'alza e ancora una volta Zanfi chiude. Altra occasione importante per Jordi per rimpinguare il bottino, riparte ancora il 66, poi pesca Torner ed è il 10-4 dell'Odi. Segna la 18esima vittoria stagionale su 25 partite al Lodi e intanto arriva un golasso di Eric Torner dalla distanza, sassata, palo gol, a tagliare l'ennesima pallina, la trova, la conquista, serve ancora Torner al limite dell'area, Torner, c'è il tocco di Dal Santo da dietro, stavolta il rigore lo mette sotto la traversa, sono 12-4, ultimi 20 secondi di partita con il Luzzi che va al tiro, palla che termina larga, 13 secondi alla fine, ancora il Luzzi per Compagno dalla tre quarti, spara alto, 6 secondi alla fine, Torner, Zanfi, arriva Dal Santo a lottare, un secondo, finisce qua, termina qui Lodi Breganze 12-4 il punto.